Quasi 1.000 arresti ed oltre 60 operazioni. Il bilancio dell'attività della squadra mobile di Catanzaro negli ultimi 5 anni, sotto la guida di Rodolfo Ruperti, che da giovedì prossimo assumerà la guida della mobile di Palermo. Sono dispiaciuto, ha detto Ruperti, di lasciare la Calabria, ma sono onorato per il nuovo importante incarico che mi è stato affidato. Sono entrato in polizia con il mito di quegli uomini che in Sicilia da soli lottavano contro una mafia sempre più potente. Ruperti, incontrando i giornalisti, ha voluto tracciare un sintetico bilancio della sua attività nel capoluogo. Particolare soddisfazione espresso per i risultati raggiunti sulla Lamezia Terme. Più che una conferenza stampa è stato un saluto ai giornalisti, mi sembrava doveroso dopo 5 anni di permanenza in questa sede. Noi come polizia siamo soddisfatti, poi è chiaro che il nostro lavoro è sottoposto a tanti vagli. Il primo vaglio è quello della Procura della Repubblica, ma è anche un vaglio quello dei cittadini del territorio, che hanno diritto ad avere sul territorio una polizia efficiente. L'Ametino e il Vibonese sono state due priorità della Procura della Repubblica che ci sono state affidate e credo che i risultati siano andati forse anche oltre quelle che potevano essere le aspettative iniziali. Ma guardi, il mio contributo lo devono valutare gli altri. Io posso dire quello che ho, il contributo che hanno dato tutti questi ragazzi, che è stato sicuramente forte, importante, si sono impegnati tantissimo. Beh, è un'avventura, no? È sicuramente un impegno importante. Sono stato onorato di avere questo incarico. E sicuramente dovrò impegnarmi tanto.